Amici di Atti Sport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Minuti di Recupero, la rubrica dedicata al punto sulla giornata di Serie A. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi il giornalista Emilio Scibona. Ciao Emilio, benvenuto, grazie per la tua disponibilità. Ciao Andrea, buonasera, buongiorno, sì, buonasera, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Atti Sport, grazie per l'invito. Emilio, pareggia nuovamente il Milan che nel giro di pochi giorni rimonta per la seconda volta due reti di svantaggio e torna da Genova con un punto. È un calo fisiologico oppure Pioli paga a caro prezzo l'assenza di giocatori di maggiore esperienza? Potremmo dire un po' e un po'. Io intanto sono dell'idea che pareggiare partite di questo tipo ci sta nell'ambito di un percorso. Sicuramente poi un Genoa in una situazione già di disperazione dopo 12 giornate non è un avversario così facile rispetto a quello che potrebbe suggerire lo scarto di valori. Poi sicuramente sta pesando l'assenza di Ibrahimovic, quello non lo si mette in dubbio. Però anche senza Ibrahimovic il Milan nelle sue partite le ha giocate. Io credo che bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno per quello che riguarda le prestazioni. Cioè il Milan è comunque una squadra che ha tenuta mentale in un qualche modo, anche le partite brutte tende ad aggredirle per la gola, in un qualche modo le riesce a mettere a posto. Non ha perso mai in campionato, l'unica partita che ha perso quest'anno è stata con Lille in Europa League. Ma ci poteva anche stare, poi comunque è stato ininfluente nell'economia del passaggio del turno. L'aspetto negativo fondamentalmente è legato, diciamo, al fatto che qualche colpo in meno si comincia a vedere e questo è oggettivo. Non credo sia un problema però di coperta corta, semplicemente alla lunga una squadra come il Milan che ha valori tecnici, ha un'identità, ha una consistenza, però non ha una struttura del livello delle altre. Quindi se perdere colpi ci sta, da un lato dico che se perdere colpi significa riacciuffare partite che hanno perse, allora comunque la situazione nel complesso resta positiva. D'altronde nessuno si aspettava che il Milan potesse essere primo in classifica e imbattuto a questo punto della stagione. Quindi secondo me comunque non fossi un tifoso del Milan non mi preoccuperei più di tanto. Quello che stanno facendo è già straordinario e secondo me ci sono i presupposti per potersi confermare in quella fascia di classifica che per il Milan sarebbe tantissimo, tantissimo davvero. L'Inter vince di misura lo scontro diretto, con il Napoli. Al di là della scontata iniezione di fiducia, come valuti la prova dei nerazzurri? Allora, onestamente, io penso che l'Inter abbia fatto, tra virgolette, il minimo sindacale, o meglio, più che aver fatto il minimo sindacale, ha avuto la fortuna di poter fare il minimo sindacale. Io vedo una squadra che è partita male, perché se il Milan, come dicevo prima, sta andando ben oltre le previsioni, l'Inter in questo momento resta comunque al di sotto delle previsioni, pensando alla rosa che ha, al fatto che ci sono 5 sostituzioni, al fatto che c'è una Juve ridimensionata quantomeno nelle attitudini, non come spessore, non doveva essere in quella, no, non dovesse in quella posizione lì, magari poteva anche essere seconda, ma doveva arrivarci in un'altra maniera. Dopo di ciò è inutile dire che c'è un ambiente inteso proprio come dimensione, non solo come squadra, che dopo il fallimento Champions oggettivamente è depresso, perché comunque quello è un fallimento che non verrebbe cancellato nemmeno da una vittoria dello scudetto. Puoi anche non passare. Ma se tu non passi in quel modo lì, allora c'è un problema grosso. E penso che questo problema grosso, che è legato sempre alle attitudini, si sia visto anche in campo col Napoli. L'Inter ha avuto qualche occasione, per carità, sarebbe falso dire il contrario, ma per il resto è stato sostanzialmente un gioco a uno tra il Napoli e Handanovic. Cioè la partita di fatto la vince Handanovic. Poi sull'episodio del rigore, il rigore oggettivamente c'era, l'Ospina è stato poco freddo. Però comunque c'è anche il discorso dell'espulsione di Insigne che sicuramente ha condizionato un minimo il finale, soprattutto da un punto di vista emotivo, almeno i 5 minuti successivi. Credo che l'Inter possa tenere di buono solamente il risultato, che comunque è importante in vista di due impegni come quelli contro Spezia e Verona, che vanno tassativamente vinti per ridare un segnale all'intero campionato, ma al netto del risultato oggettivamente da salvare c'è poco. Credo che invece il Napoli, al contrario, con tutte le perplessità che desta, perché si parla di una squadra
molto, diciamo, vecchia maniera, contropiedista, che quando c'è da prendere iniziative non le prendi. Invece penso che abbia dimostrato il contrario. E penso anche che sia una squadra con cui bisognerà fare i conti fino alla fine. Magari non so se vincerà, questo mi pare difficile, però sarà un interlocutore, secondo me, molto scomodo sia in Italia che soprattutto per quelle che adesso si giocano l'Europa League. Come esce, riprendendo il tuo discorso sul Napoli, la formazione di Gattuso rispetto alle due precedenti sconfitte? Come viene fuori dalla notte del Meazza? Ripeto, secondo me viene fuori male da un punto di vista emotivo sul momento, perché la delusione per una sconfitta in una partita del genere ci può stare. Cioè, il palo di Petagna sta tremando ancora, ma come anche tutte, diciamo, tutti i cuori dei tifosi fino alla fine, cioè i tifosi nerazzurri fino alla fine, perché è stato, ripeto, un dominio, inutile negarcelo. Napoli esce comunque come una squadra che non aveva vinto questa partita, però resta comunque al vertice ed ha dimostrato di avere un valore. Io dico anche onore al merito a Gattuso, che è un allenatore al quale sinceramente avevo dato pochissimo credito al Milan, ma intanto con la forza di quattro idee giuste e col carisma che può avere d'altronde un calciatore con la sua storia, perché comunque Gattuso ha una storia importante ed è sempre stato soprattutto un'icona di lotta, di sacrificio, quindi un modello positivo. Ha preso una squadra che era totalmente allo sbando e la sta trasformando in una squadra competitiva. Io non so, ripeto, se il Napoli vincerà o meno, però secondo me nel complesso questo primo segmento di stagione è positivo. Faccio un nome su tutti: Lozano. Lozano l'anno scorso era un oggetto misterioso. Tutti quelli che l'avevamo visto giocare al PSV dicevano: ma com'è che Lozano è diventato questa roba qua? L'anno scorso c'è anche Caglia Con, che essendo un'istituzione, giustamente, ed essendo anche un giocatore straordinario, lo ha limitato un po' nella prospettiva. Gattuso inizialmente lo ha anche, diciamo, tenuto a freno. I primi tempi non lo faceva giocare l'anno scorso, se ti ricordi, no? Certo. Era un rincalzo. Quest'anno lo ha messo subito titolare. Sicuramente gli ha fatto capire cosa vuole da lui e cosa si aspetta, e Lozano secondo me quest'anno è uno dei giocatori migliori della Serie A, con tutte le sue pause e le sue lune, ma parliamo di uno dei giocatori migliori della Serie A. Quindi da questo tu vedi il grande lavoro che sta facendo Gattuso. E secondo me il Napoli alla lunga è un cavallo che se cede, cederà solo diciamo, negli ultimi metri, ma perché lì oggettivamente penso che l'Inter abbia qualcosa in più, e anche la Juventus stessa comunque, con tutto il ridimensionamento attitudinale, tecnicamente parlando, è sempre una squadra con Cristiano Ronaldo in attacco, con Dybala, con Morata, insomma, il talento non le manca. McKennie anche, che è la vera scoperta della Juventus di quest'anno, per fare un nome. Condivido questo parere assolutamente. Parliamo proprio di Juventus. Sesto pareggio in 12 uscite per il club piemontese che, tradito dai suoi attaccanti, nella ripresa subisce anche il prepotente ritorno dell'Atalanta. Credi plausibile un'improvvisa accelerazione sullo stile delle precedenti annate, oppure i ragazzi di Pirlo continueranno questo cammino altalenante? Allora, è difficile dire se la Juve troverà continuità o meno. In passato noi abbiamo sempre fatto tanti funerali alla Juventus e ogni volta che abbiamo fatto il funerale poi il morto non era dentro la bara. Quindi io non mi stupirei se quest'anno accadesse, e penso che la partita di Barcellona, quindi recuperare un girone che all'inizio sembrava una qualificazione, ma per manifesta inferiorità degli altri, sia stato il momento in cui la Juve può aver svoltato da un punto di vista psicologico. Poi è chiaro che è una squadra molto in definizione, soprattutto da un punto di vista del gioco. Al di là delle sviolinate che ho visto nei confronti di Pirlo, a cui va tutto il mio rispetto per quello che è stato, sono anche convinto da questo punto di vista che lui possa veramente diventare un grande allenatore. Ma parliamo di una squadra che molto spesso sembra essere un po' né capo, senza né capo né coda. Si è affidata molto all'inizio dalle sue individualità. A giro sono usciti vari Chiesa, Kulusevski inizio stagione, Chiesa sta uscendo adesso, Cuadrado. Ora, anche se non parliamo di un'individualità in senso stretto, sta venendo fuori McKennie con tutta la sua prepotenza. Poi comunque Morata in una certa parte di stagione, prima di prendersi quel rosso col Benevento, era diventato trascendentale. Ora stanno recuperando Dybala, quindi è una squadra che vive delle altalene dei suoi giocatori. Se al momento giusto le altalene dovessero diventare un flusso, secondo me la Juve a quel punto torna a ripigliarsi quello che è il suo, parafrasando una Gomorra. citazione, sì, una citazione di una famosa serie TV.
Però non è così scontato che accada. Questo è un campionato in cui ci sono, rispetto al passato, visto anche il periodo storico che stiamo vivendo, tanti fattori che noi non possiamo cogliere a distanza e che rendono lo scenario totalmente diverso rispetto al passato. Quindi, se magari in passato uno poteva dire va bene, ma prima o poi la Juventus verrà fuori, lo sappiamo, quest'anno potrebbe pure venire fuori qualcosa di inaspettato, ma in Italia come ovunque. Perché ci sono situazioni veramente molto particolari. Quindi la Juve può sicuramente, però non è così scontato come negli altri anni. Dipenderà dal rapporto tra le altalene dei giocatori e il flusso di continuità. Se la Juve trova un flusso di continuità, allora sarà difficile tenerne il passo. Ma se non lo dovesse trovare, probabilmente se lo dovrà sudare, non è detto che alla lunga lo riesca a vincere lo scudetto quest'anno, che peraltro sarebbe pure il decimo, quindi un traguardo proprio oltre la storia che è già stata scritta. Libera dalle fatiche europee e forte di un rinnovato equilibrio tattico, credi che la formazione di Gasperini possa rientrare nella lotta per le prime quattro? Io avrei pensato di sì a inizio anno. Temo però che la situazione di Gomez, la vicenda Gomez, che di traverso comunque di sbiego colpisce anche Ilicic, per quello che si è capito, sia la spia di qualcosa che non va e di un malessere che potrebbe distruggere persino il giocattolo, cosa che io non mi auguro, perché penso che l'Atalanta sia stato comunque un momento, un 4 anni di riconciliazione con un calcio più ideale, no? Nel senso un calcio di idee in cui i capitali vengono dopo. Si parte da un'idea, da un progetto, si lavora, arrivano i risultati e poi arrivano successivamente gli investimenti. Ed è un modello di calcio che noi nel calcio turbo capitalista attuale ci eravamo scordati. Però se il tuo giocatore è più importante, perché comunque Gomez ha anche un valore importante proprio come icona, al di là del talento importantissimo che ha. Se ne esce addirittura con un post su Instagram dicendo quando me ne andrò vi spiegherò cosa è successo, e allora vuol dire che a quel punto è una situazione di difficile gestione. Se Gasperini o Percassi o tutta la dirigenza, Sartori, insomma il gruppo dirigenziale dell'Atalanta, riuscì a fare quest'altro miracolo che è quello di tenere insieme la macchina, non lo so e me lo auguro, ma temo in linea di principio che il rischio sia forte e che questo sia un fattore che influenzerà parecchio il campionato dell'Atalanta. Nonostante il gran gol di Immobile, la Lazio non va oltre l'1-1 a Benevento. Come spieghi i 6 punti in meno in questo momento accusati dai biancocelesti rispetto alla stessa giornata dello scorso torneo? Che secondo me la Lazio l'anno scorso ha vissuto uno stato di grazia, a questo punto direi spiegabile, giocando al netto delle sue possibilità, no, al netto, oltre le sue possibilità, perdonatemi, ben oltre le sue possibilità, e credo che si sia visto sia nella parte finale della scorsa stagione. Non so se voi ricordate che la Lazio fu la squadra che pressò di più per riprendere il campionato, essendo in seconda posizione, praticamente appaiata alla Juve, e poi quelle 10 giornate furono praticamente un supplizio, cioè non c'era più una squadra. Secondo me quest'anno la Lazio si sta esprimendo per quello che è il suo valore effettivo, c'è una squadra talentuosa che può vincere anche partite importanti, che può insidiare squadre importanti e competere per obiettivi importanti come può essere la qualificazione alla Champions. Ha comunque passato pure l'ottavo, comunque il turno, quindi qualificandosi agli ottavi, anche se col Bayern la vedo male, ma comunque sono riuscito a passare, cosa che un'altra squadra italiana non ha fatto, che inizia con Inter e finisce con El. Però secondo me il limite della Lazio è quello. Secondo me non è una squadra che in effetti può competere per lo scudetto come sembrava a un certo punto dell'anno scorso. Il suo livello è esattamente tra il terzo e il sesto posto. È una squadra che vale l'Europa, che con un po' di fortuna può anche arrivare in Champions, ma che secondo me non è di questo, non è di un livello così alto, insomma. Secondo me l'anno scorso è stata, diciamo, una bellissima, per carità, e gorevolissima illusione calcistica. La Lazio, secondo me, vale in questo momento per quello che è, per quello che dice la classifica. Non penso che i risultati né in Europa né in Italia mentano su quello che è il valore della Lazio. Quali considerazioni possiamo invece esprimere sul 3-1 con cui la Roma supera all'Olimpico il Torino nell'incontro che chiude il programma del primo turno infrasettimanale dell'annata?
Ma intanto la Roma è la squadra, secondo me, veramente assieme al Sassuolo, rivelazione di quest'anno. Io onestamente non la vedevo bene in partenza perché valori tecnici ridimensionati di netto rispetto alle annate precedenti. E invece bisogna dire che Fonseca, che già l'anno scorso aveva fatto Redis, una persona competente, in questo momento sta facendo un lavoro straordinario. Se pensiamo che la Roma sulla destra gioca con Karsdorp o con Bruno Perez, che era gente che per Roma era finita, abbiamo già una piccola idea di quanto buono sia il lavoro di Fonseca, che sta costruendo una squadra equilibrata, che valorizza le sue individualità tecniche, che peraltro non sono nella maggior parte dei casi giovanissime. Vedi Pedrito, vedi Mkhitaryan, lo stesso Dzeko. Anche il fatto che Mkhitaryan abbia segnato 7 gol e Veretout 6 significa che tu hai una squadra in cui segnano praticamente tutti, ma anche in Europa che segna il giovane Calafiori, insomma, è una macchina che funziona. Secondo me non ha abbastanza cavalli nel motore per poter reggere lo sprint finale. Anche se io fossi nella Roma, fossi in Friedkin, qualche investimento per dargli ulteriore potenza a questo motore lo farei. Credo che la partita col Torino dimostri ancora una volta che la Roma sia una buonissima squadra. Onestamente credo, al contrario, che il Torino sia una squadra che purtroppo, a fronte di un valore tecnico nel complesso buono, abbia proprio dei complessi psicologici inspiegabili, considerando tutte le partite che si è fatta al rimontare. Cioè, se noi prendiamo il Torino senza il rimonte, se il Torino non si fosse fatto rimontare tutte queste partite, questa sarebbe probabilmente in zona Europa League o forse addirittura in Champions. Quindi credo che gli episodi in questo caso c'entrino francamente il giusto e credo che comunque la Roma abbia meritato quel risultato, al di là delle possibili recriminazioni che possa fare il Torino, che però in questo momento deve incominciare seriamente a interrogarsi se proseguire sul fatto di proseguire o meno il percorso con Giampaolo, che per me è un buon allenatore, ma che oggettivamente in questo momento non sta andando bene, non sta facendo rientrare la squadra e l'ha messa in una situazione d'alto rischio. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un flash. Come valuti fino ad ora il torneo disputato da Sassuolo e Verona? A mio avviso, le due sorprese di questo inizio annata. Sì, io ho messo la Roma perché non avevo immaginato di vedere la Roma così in alto, ma oggettivamente anche Sassuolo e Verona sono due sorprese. Per quanto riguarda il Sassuolo, devo dire che bisogna dare onore e merito a De Zerbi, che ha fatto sempre crescere la macchina. Io non sono un grande fan di De Zerbi, parto da questo presupposto. Lo ritengo un tecnico coraggioso, sicuramente. Belle idee, ma anche molto supponente in certe sue manifestazioni, come nel volersi ostinare a giocare sempre in maniera non speculativa e quindi di fatto chiamiamola azzardata in certi casi. Però se noi vediamo il Sassuolo di De Zerbi, è stata una crescita progressiva sia come individualità, e lo testimoniano Locatelli, che sembrava un giocatore finito, Berardi, che sembrava un giocatore finito, tutti i ragazzi già sembravano finiti. Ciccio Caputo, che a 33 anni comunque è diventato, cioè ha confermato di essere un attaccante che forse è arrivato troppo tardi là, ma si potrebbero fare altri mille nomi. Io dico Kyriakopoulos, giocatore semi sconosciuto, vedendolo giocare col Sassuolo mi dà l'impressione di essere un terzino solido che può stare in questo sistema. Juricic, un altro che aveva già ben detto, quindi ha fatto un lavoro straordinario sia nell'individualità che soprattutto come gioco collettivo. Quindi io non penso che il Sassuolo possa arrivare in Champions, in Europa League però secondo me può pure arrivarci. Sicuramente bisogna riconoscere a De Zerbi che sta facendo un lavoro straordinario. Non salgo sul carro dei vincitori, ma il cappello me lo tiro giù volentieri perché direi che è giusto. Per quanto riguarda il Verona, anche qui altro lavoro straordinario, quello di Juric, altro tecnico che all'inizio non riusciva a inquadrare bene o comunque di cui non aveva una grande considerazione e che in generale davamo tutti per finito. A differenza di De Zerbi, che propone un calcio intraprendente, dinamico, di possesso, quindi comunque di controllo del gioco, Juric lo concepisce in maniera diversa, assomiglia molto ovviamente a quelli che sono
il suo gioco si intende i dettami dati da Gasperini, che è stato d'altronde suo maestro e che ha avuto lui come allenatore a Genoa, a Crotone, quindi insomma parliamo veramente di un rapporto tra maestro e allievo. Credo che quest'anno il Verona non si sia rinforzato nel complesso rispetto all'anno scorso, però abbia lavorato ancora una volta bene sul mercato, lo dimostra Barak. Il fatto che anche se Kalinic non è riuscito sino ad ora ad esprimersi, comunque la squadra non ha problemi effettivi in finalizzazione, lo dimostra da un punto di vista di crescita Zaccagni, che è sempre stato un buon giocatore, ma che in questa fase ha trovato una continuità ed una soprattutto una crescita in attesa. Quindi sì, sono due sorprese che riflettono la bontà del lavoro complessivo, sia in quanto a scelte tecniche, cioè degli allenatori, a cui ripeto, io posso solo dire complimenti, non salgo sul carro, mi tiro giù il cappello perché oggettivamente è un lavoro encomiabile, ma anche del lavoro fatto dalle società. Il Sassuolo ha avuto pazienza, fiducia, non si è fatto mai sconvolgere da eventuali giravuoti, giravuoto, e il Sassuolo ne ha avuti comunque tanti in questi anni. Ha inseguito un progetto e questo significa essere lungimiranti, anche lavorato bene in sede di mercato. E direi che stesso discorso vale per il Verona, che è una squadra che è salita in A nel 2019 dopo un'annata veramente strana in cui poi alla fine manco loro hanno ben capito come sono riusciti a salire dopo aver perso 2-0 col Cittadella la finale d'andata. Però intanto nel silenzio, nello scetticismo, con le considerazioni di chi diceva vabbè, ma il Verona è la prima squadra che va in B, hanno saputo costruire delle squadre al contrario di altissimo pregio che Juric ha saputo valorizzare alla grande. Quindi ripeto, io dubito che il Sassuolo arrivi in Champions e il Verona in Europa League, ma vedere che squadre di questo cabotaggio stanno grazie a una visione e a una progettualità che comunque non si vede spesso nel calcio di oggi, che è molto frenetico, tenendo veramente testa a tutto il campionato, perché non c'è una squadra che contro Sassuolo Verona non abbia sofferto, Inter a parte, parlando del Sassuolo, poi vedremo il Milan sta settimana. È comunque una bellissima cosa, quindi io posso solo sperare, perché è sempre bello vedere le matricole o comunque le Cenerentole, anche se poi l'Hellas ha una storia, quindi Cenerentola fino a un certo punto, arrivare in alto. Dubito che accada, però senza ombra di dubbio siamo di fronte a due grandi macchine calcistiche che sono solamente apprezzabili da questo punto di vista. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Emilio Scibona per la sua disponibilità e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Emilio, grazie. Ciao Andrea, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Artisport.